Oggi sul BUR, Bollettino Ufficiale Regionale, è stato pubblicato il bando per l'assegnazione del titolo di Città Veneta della Cultura 2023, titolo istituito per sostenere, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale in vista di una crescita turistica, economica e sociale. Al vincitore che si fregerà del titolo spetterà un finanziamento di 100.000 euro che potranno essere spesi per sostenere i progetti che l'amministrazione si sarà prefissata. I progetti dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre. I 100.000 euro copriranno al massimo l'80% delle spese ammissibili. Il 20% dovrà essere sostenuto dal comune che vincerà il bando. È una terza edizione attribuita prima a Cittadella e poi a Caorle. Possono partecipare singoli comuni, ma anche territorialità attigue, presentando la domanda in forma associata o le unioni di comuni. La presentazione della domanda può essere fatta entro il 15 febbraio del 2023. Sarà poi esaminata da una commissione che valuterà alcuni parametri. I comuni interessati sono invitati a presentare un programma di iniziative che potrà essere anche il frutto di una collaborazione con enti, associazioni, fondazioni culturali o artistiche, ha spiegato l'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari. Elementi qualificanti sono la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio interessato, con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente non solo l'offerta in ambito culturale, ma anche l'immagine stessa del Veneto, promuovendo lo sviluppo di attività che rafforzino l'inclusione sociale delle comunità. I processi di riqualificazione urbana senza perdere di vista i servizi dedicati ai turisti e una partecipazione sempre maggiore dei cittadini alle iniziative culturali. Allora, siamo alla Cama, Pescheria Cama, qua ai Saloni, e la Cama ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o passa più tardi. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334-6698-158. Vi ricordiamo che venire qui in Pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo, evitate qualsiasi tipo di stress.